al centro del nostro Design Lab, il piccolo ma prezioso laboratorio nel quale diamo senso pratico, attivo, concreto alle sperimentazioni e ai lavori che noi svolgiamo all'interno dei nostri corsi triennali e magistrali. C'è una sperimentazione spinta sul tessile, abbiamo dei macchinari e delle prototipatrici che ci consentono di sperimentare nuovi tessuti, specialmente nella linea della sostenibilità ambientale, che è il nostro must, è il tema sul quale noi lavoriamo con intensità, con interesse, ed è un lavoro che cominciamo dai primi anni di corso in maniera analogica, con queste lavorazioni che sono lavorazioni manuali, fatte lavorando sulla sperimentazione del rapporto tra i materiali, ma in una maniera totalmente analogica, sino ad arrivare invece al lavoro attraverso macchine digitali che ci consentono di prototipare tessuti, ma anche di lavorare con il nostro laboratorio di digitalizzazione sulla prototipazione e sui cartamodelli, digitalizzandoli e stampandoli in digitale per l'appunto, e quindi avendo un reale, concreto rapporto tra l'idea progettuale e la sua realizzazione. Questa macchina ci ha consentito una serie di sperimentazioni con filati alternativi. Su questo piano sono montati infatti dei filati provenienti da fibre vegetali. In questo caso vediamo una rocchetta di ortica e tencel, una rocchetta di canapa e una rocca di canapa e tencel. Questa macchina lavora in maniera molto manuale, cioè si può intervenire per sperimentare sempre nuovi filati. Vedete, questi sono i campioni sui quali verifichiamo la tenuta, la capacità che hanno varie fibre di poter coesistere, fibre più elastiche, fibre meno elastiche, la canapa, i lini, le lane, e che poi finiscono invece realmente nella progettazione e quindi diventano effettivamente capi, prodotti pensati e immaginati all'interno dei corsi di magistrale o di triennale. Questo invece è un bel lavoro di tesi fatto sempre perché noi abbiamo sempre questo legame con le aziende, con Livio De Simone. Vedete che c'è tutto un lavoro di textura, ma anche di colore, quindi di ricerca cromatica, e chiaramente con un livello abbastanza alto, considerate che questa è una laurea triennale, mentre invece quelle che vedete qui sono sperimentazioni concrete fatte all'interno di percorsi magistrali.